Eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti, buonasera, siamo alla seconda puntata dell'evento calcio, le interviste ai protagonisti del mondo del calcio. E oggi la passata intervista con Leonardo Ziriani ha avuto molto successo e oggi intervisteremo una persona, un personaggio molto importante nel calcio italiano, nel calcio svizzero per essere più precisi, per essere proprio svizzeri. Abbiamo con noi il direttore sportivo dell'Yverdon Sport, squadra di Serie A Svizzera, Nicola Bignotti. Direttore, buonasera. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Grazie a lei per aver accettato assolutamente l'invito di noi di Evento Calcio. Questa sera faremo un'intervista con il direttore sportivo dell'Yverdon Sport. Squadra di Serie A Svizzera, reduce da una vittoria in campionato nell'ultima giornata. E niente, direttore, noi come facciamo sempre di solito, parto io con la domanda, poi arriverà un altro della mia spalla, diciamo, chiamiamola così, che entrerà più sullo specifico con le domande che gli farà lui. Allora, io tanto per rompere il ghiaccio, come sempre, come tutte le volte. Direttore, io voglio sapere da lei, se mi può dire, la sua carriera, se ha fatto sia il calciatore e anche quella del direttore sportivo. Intanto, se mi dà un attimo, glielo presento subito che è appena arrivato. Eccolo qua. Buonasera a Massimo. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Direttore, Sera, siamo già direttore, in live, piacere. magico. Lui, direttore, è uno dei nostri che è un appassionato, come vede, di Football Manager, delle statistiche, delle tattiche e altro. Pertanto, col direttore ci eravamo già sentiti su questo discorso qua delle statistiche. Niente, magico, io parto, se vuoi presentarti, poi dopo io magari faccio subito la prima domanda al direttore. Siamo. Sì, allora non ho giocato a calcio, o meglio, ero un calciatore scarsissimo. Il direttore sportivo di allora della squadra ha consigliato all'allenatore di farmi smettere di giocare. Sostanzialmente, chiedendo all'allenatore, ponendolo meglio davanti a un'alternativa, o giocavo io o smetteva, veniva esonerato lui. Il direttore sportivo era mio padre. E da lì quindi la passione e l'inizio della carriera da direttore sportivo. Io fin da piccolo, o meglio da giovane, ho seguito mio padre che ha sempre fatto e fa tuttora calcio dilettantistico, mi ha sempre appassionato questo ruolo e poi ho iniziato prima nel settore giovanile in Serie C nel paese in cui vivono ancora attualmente i miei genitori. E poi calcio prima dilettantistico in Italia per poi fare il professionista. Ormai sono 20 anni che faccio il professionista, 21 di la verità, e quindi pochissima se non nulla carriera da calciatore, lunga da direttore sportivo. Sì. Perfetto, direttore. E ci potrebbe anche, perché a noi ci piace anche sapere delle squadre che ha passato, insomma, da direttore sportivo, a parte Sì, l'Everton guarda, che ora è attuale. te le posso dire tutte. Ho iniziato nel settore giovanile dell'Ospitaletto, che ai tempi era in Lega Pro, poi ho fatto dilettante in provincia di Brescia, Travagliato, dove sono nati i fratelli Baresi, Robatto, Santuffemmia, Arezzato, per poi arrivare a Palazzolo in Serie D, col Palazzolo la Serie C. Dopo Palazzolo, 4 anni Bellinzona, Serie B Svizzera con promozione in Serie A, 3 anni all'Albino Leffe in Serie B, Lugano, Genoa, Pavia, Chiasso e adesso Yverdon. Una bella carriera, a noi che ci piacciono le squadre, sentire i nomi delle squadre, ce ne ha elencati tanti, direttore. Io adesso farei fare la domanda subito dal nostro specialista, diciamo, del giornalismo sportivo, dal nostro Mick. Mick, se vuoi fare una domanda al direttore.
Sì, con molto piacere. Volevo sapere da lei, ho visto che avete un buon rapporto con la Juventus come squadra, molti ragazzi d'Under 23 sono venuti da voi, e alcuni in prestito, alcuni titolo definitivo. Chi secondo lei è pronto per tornare alla Juventus? E se c'è qualcuno? Beh, sai, tornare alla Juventus è sempre molto difficile, c'è una differenza di livello molto molto elevato, quindi penso che attualmente nessuno dei nostri giocatori sia pronto per tornare alla Juventus da protagonista. Sicuramente Ake e Lungoi stanno facendo un ottimo campionato, penso siano entrambi pronti a uno step intermedio tra noi e la Juventus. La Juventus, come ti dicevo, in questo momento la vedo un obiettivo molto difficile per entrambi. Perfetto, perfetto. E poi, se posso, un'altra domanda sul club, dove è ora? Parlando un po' a lungo termine, questa stagione penso l'obiettivo sia la salvezza, che per il momento state raggiungendo, perché siete fuori dalla, cioè siete in lotta, ma comunque fuori dalla zona di retrocessione. E obiettivi futuri, la società vorrebbe continuare la salvezza, o comunque c'è un progetto per provare qualcosa in più? Allora, due premesse. Questa era la prima stagione del Liverdon in Serie A ed è coincisa anche con un cambio di proprietà. E questa è la prima premessa. La seconda premessa è che il campionato svizzero è un campionato molto difficile, un campionato con poche squadre, nonostante quest'anno siano state portate da 10 a 12 squadre, realtà molto importanti, di cui 4 se non 5 a volte, dipendentemente dalla stagione, giocano le competizioni europee. Quindi per una realtà come Iverdon, che è una realtà piccola, è la città di tutte quelle che disputano la Super League quest'anno la più piccola, sicuramente già la salvezza è un obiettivo importante. La proprietà non ha un progetto a lungo termine, che prevede una riorganizzazione, un consolidamento in categoria, quindi uno sviluppo dell'infrastruttura. Quindi sicuramente per 1 o 2 anni ancora l'obiettivo principale dovrà essere necessariamente la salvezza, fermo restando che non l'abbiamo ancora conquistata neanche quest'anno, il campionato è ancora lungo, è il primo anno di questa nuova formula con 3 gironi più playoff e playout, divisi, dove il campionato si divide in 2 con le prime 6 e le seconde 6, quindi anche calcolare come le squadre affronteranno, come diciamo si sviluppa il campionato in questo ultimo turno, non è facile. Quindi io dico, salviamoci quest'anno, consolidiamo la salvezza e poi dopo 2, 3, 4 anni vedremo che obiettivi possiamo raggiungere. Perfetto, grazie. Grazie. Ecco, io direttore adesso avrei anche un'altra domanda. Diciamo, come la società dell'Iverdon si sta strutturando per arrivare, diciamo, all'obiettivo che lei ci ha detto, nel senso strutturale, strutture innovative, sta cercando di guardare verso il futuro questa società, o cerca di mantenere un livello coi piedi per terra, ecco, come noi italiani siamo abituati a fare, insomma, sempre coi piedi per terra? No, ci vuole una programmazione con i piedi per terra, cioè è ovvio che noi dobbiamo un po' crescere da tutti i punti di vista, organizzativo, quindi nel professionalizzare tutte quelle figure che ruotano attorno alla squadra, infrastrutturale, quindi stiamo migliorando tutto quello che è l'area medica, l'area gym, le strutture sportive, e ovviamente nel reparto scouting, dove necessariamente una squadra piccola come la nostra deve lavorare molto, cercare talenti o giocatori che magari nelle ultime stagioni non si erano espressi al massimo per poi rilanciarli
o lanciarvi. Quindi certo, la, wow, l'organizzazione e lo sviluppo del club è un po' concentrato su tutte le aree. Ovviamente non è possibile far tutto in poco tempo, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di capire, c'è bisogno di crescere, bisogna crescere crescendo. Ottimo. Ecco, no, era un pochino sull'assist dello scouting, era un'altra domanda mia che ne volevo porre. Farete uno scouting, come ha già detto lei, mirato su giocatori che sono, diciamo, nel calo della sua forma attuale, per poterli rilanciare e chiaramente tirarci fuori anche delle plusvalenze, diciamo, no? Ma lo fate in ambito del territorio svizzero o avrete anche uno scouting europeo? No, noi quest'anno abbiamo fatto molti acquisti in ambito europeo ed internazionale. Abbiamo nazionali algerini, nazionali del Benin, nazionali della Guinea, cioè, quindi abbiamo molti giocatori che vengono stranieri, quindi non svizzeri. Poi il regolamento svizzero prevede il fatto che ci sia un limite massimo di calciatori non svizzeri, e quindi necessariamente dobbiamo fare anche uno scouting sul territorio svizzero. Però la proprietà ha un network molto diffuso, sono arrivati giocatori importanti, sono arrivati giocatori che avevano anche altre richieste grazie al network che la proprietà ha. Ottimo, ottimo. Ah, diciamo che è una società con le basi solide, la Liverdon. Assolutamente sì, la proprietà è una società solida, un imprenditore e un gruppo di investitori solidi che sono lungimiranti. È chiaro che non spendono tanto per spendere, non buttano i soldi, ma vogliono capire bene e vogliono pianificare anche gli investimenti, proprio perché il concetto non è creare un qualcosa di filantropico dove i soldi vengono buttati a pioggia, ma dove c'è bisogna investire, non spendere. Ecco, questa è la filosofia della proprietà. Perfetto, perfetto. Magico, qualche domanda anche tu? Che se no faccio io il monologo. Sempre domande interessanti. No, io mi piacerebbe sapere, perché sta parlando tanto di giovani, anche a livello europeo e tutto, e in Italia, come sa, abbiamo delle difficoltà, purtroppo. E la Svizzera come si sta muovendo sul lato dei settori giovanili, giovanili per la nazionale, eccetera? E la Svizzera, dal punto di vista della formazione, ha una struttura un po' particolare e non così facile da spiegare. Sostanzialmente la federazione già anni fa ha diviso il territorio svizzero in 14 aree, e di fatto ognuna di queste aree ha un proprio centro di formazione che per il 90% dei casi fanno riferimento alle grandi squadre di Serie A, non necessariamente, però solo queste 14 squadre quindi fanno il centro di formazione, fanno il calcio d'élite e possono disputare i campionati nazionali, quindi l'Under 19, l'Under 17, l'Under 16. Cioè il concetto è stato un po' quello: mettiamo i più forti ad allenarsi e a giocare con i più forti e contro i più forti di ogni regione. In più la federazione, c'è da dire questo, che finanzia molto questi centri di formazione in funzione al numero di professionisti che questi centri di formazione hanno al loro interno. Bene. Diciamo che si sviluppano un attimino migliori che lo sviluppo dei giovani italiani, che purtroppo, come sa bene anche lei direttore, i nostri settori giovanili sono pieni di stranieri e basta. Cioè noi stiamo facendo un piacere al resto del mondo e perdiamo talento noi, insomma, no? Sì. Sai, la Svizzera, diciamo così, ha una federazione che dal punto di vista del settore tecnico ha un imprinting molto forte,
sulla formazione, sui protocolli di formazione, su... è anche vero che il territorio è molto più piccolo e quindi monitorare e riuscire a dare questo tipo di imprinting probabilmente è anche più facile. Poi di fatto se i club faro non investono nel settore giovanile e non credono nella progettualità del settore giovanile, poco cambia rispetto a altre nazioni. Secondo me negli ultimi anni alcuni club che in passato lavoravano molto molto bene nel settore giovanile hanno calato questo tipo di lavoro anche in Svizzera. Peccato, perché comunque i serbatoi per le squadre ti portano a spendere meno nel mercato normale, insomma, tirando fuori qualche talento dalle tue squadre giovanili, anzi, probabilmente potrebbe essere anche un guadagno in più. Mica, hai un'altra domanda per il direttore? Ma sì, finora abbiamo parlato di tutt'altro, meno che di lui. Mi sentite? Sì. Ah, ok, perché mi si è bloccata la web. E dicevo, quindi parliamo un po' di lei. E progetti futuri, resta sicuro, non resta? Valuta alternative, ha offerte? No, io sono Iverdon da marzo 2023 e devo dire mi trovo molto bene con la proprietà. C'è un progetto a medio-lungo termine, quindi la volontà è quella di restare a Iverdon. Ne ho già parlato col presidente e penso che la prossima stagione sarò ancora di Iverdon. Ottimo. Perfetto. Abbiamo qualche domanda dal pubblico? Ancora no. Stanno solo ascoltando i ragazzi questa sera, direttore, pertanto stiamo tirando fuori degli argomenti molto... non mi viene la parola, scusate, molto, molto belli per il nostro pubblico. Miche, altra domanda? Sì, non riesco a ripristinare il video, ma per, con l'audio mi sentite? Ti sentiamo chiaro. Ti sentiamo. Bene così. E sempre parlando della rosa, sta facendo molto bene quest'anno la punta Kevin Carlos, arrivata da poco dall'Uesca, e ci può raccontare che calciatore è e se c'ha offerte o resterà o se per lei è pronto a 31 anni? È un giocatore che è cresciuto molto, un giocatore, diciamo, qua è stato molto bravo secondo me il reparto scouting a segnalare questo giocatore, perché come hai detto giustamente te viene dall'Uesca e la scorsa stagione non aveva segnato tantissimo. Un giocatore molto forte fisicamente, un giocatore che di grande struttura, molto bravo di testa, ma anche con una esplosività e forza, un giocatore che è sempre molto difficile da tenere e da marcare. Ha offerte, anche l'ultima partita c'erano osservatori di una squadra italiana a vederlo. È un giocatore che anche personalmente ho consigliato alcuni club italiani, perché è un giocatore che ha grossi margini di miglioramento, ma sta facendo bene e questa sua fisicità è ancora secondo me non del tutto espressa, e per una squadra italiana come io ci punterei. Ora però così la squadra sta sulle spine così, Guarda, almeno Serie A o Serie B, si può sapere? No, stanno seguendo squadre di Serie A. Beh, ovviamente per correttezza non... Gamine, no, non mi permetterei almeno di chiedere. Serie A potrebbe essere un buon giocatore da... Vabbè, io non dico Fiorentina, ma va bene, dai. E niente, direttore, io ho un'altra domanda. Stavo un attimino guardando la classifica, no? E so che domenica è andato a giocare a San Gallo
Il San Gallo è a 44 punti, voi siete a 37. Ecco, come andrete a approcciare questa partita? Cioè, andrete a giocare per, come si dice in Italia, portare via il punto, o cercherete di andare a fare la differenza e trovare quei tre punti che sarebbero, diciamo, oro in questo momento della classifica? Andiamo sicuramente a fare la nostra partita, fermo restando che San Gallo è una piazza molto molto difficile, pubblico numerosissimo, pubblico molto caldo, una squadra che fa dell'intensità del gioco la sua caratteristica principale, quindi andiamo a fare la partita, ma anche portare a casa un punto dal mio punto di vista non sarebbe da buttare via. Ottimo. Avete qualche giocatore infortunato, magari per rendersi un po' conto anche noi che tipo di formazione dobbiamo andare a... Beh, i giocatori infortunati sono quelli che ormai sono infortunati da parecchio: Tassar, Grudem, Silva, Sautier. Stanno recuperando Capitan Le Pogam, vediamo se ci sarà domenica, però i giocatori infortunati sono quelli. Rispetto alle ultime giornate non ci sono novità. Perfetto. Micke? Sì, io vorrei farebbe piacere sapere qualcosa del mister Alessandro Mangiarratti, che sta facendo molto bene, ha fatto molto bene anche in passato. Se non sbaglio ha vinto un campionato con il Vaduz e ha rischiato di vincere dalla Serie B col Bellinzona la Coppa. E con voi sta facendo bene, come dicevo. Resta? È pronto per magari una big? No, sicuramente Alessandro sta lavorando bene. C'è da dire che la proprietà e la società in generale, secondo me, l'ha messo nelle condizioni migliori per allenare. Quando noi l'abbiamo preso non aveva esperienze in Super League, è un ragazzo intelligente, un ragazzo che, come Kevin Carlos, ha margine di miglioramento e resta e sta facendo bene. Quando ne parlavo oggi con un amico, io penso che nel calcio fino all'ultima giornata sono frasi che non puoi dire, ma non per altro, perché se sei a metà classifica e programmi il futuro, poi mancano tre partite, le vinci, vai ai playoff. Ne parlavo oggi con un amico per la Serie C, però vinci tre partite, vai ai playoff e passi tre o quattro turni di playoff, sei diventato da un allenatore esonerato a il salvatore, o un allenatore che a fine anno non avrebbe rinnovato, a un allenatore che ha fatto un excursus finale tale che la società cambia le idee. Quindi, cioè, fino all'ultima giornata è difficile sempre in queste situazioni intermedie capire cosa si farà. Chiaro, a oggi come oggi la proprietà e la società è contenta, poi bisogna vedere se lui sarà contento di restare a Iverdon o se gli arriveranno delle offerte. Io penso che per lui Iverdon in questo momento sia la realtà giusta, la realtà dove poter restare eventualmente ancora un anno per fare un ulteriore upgrade professionale, ma senza fare voli pindarici o il passo più lungo della gamba. Chiaro. Io, mister, direttore, scusi, ci avrei una... dato che c'è uno di Città di Castello, un allenatore, Fabio Celestini, che dovrebbe essere attuale allenatore del Basilea. Lei lo conosce come persona, che siamo vicini di casa, con il babbo siamo anche molto, molto amici, e sto vedendo che Basilea, non so se è stato esonerato, ma sta andando abbastanza male. Allora, lo conosco, è un allenatore molto preparato, una persona molto intelligente, con cui è sempre molto piacevole chiacchierare, anche perché ha la capacità di poter chiacchierare di tanti argomenti e non solo esclusivamente di calcio. Basilea sta
attraversando, sta facendo una, ha una stagione difficile. Fabio Celestini è subentrato, e quindi io penso che paghi particolarmente il fatto che quest'estate siano stati ceduti 5-6 giocatori molto importanti, e una piazza difficile come Basilea, questo l'ha un po' sofferto. È una squadra molto molto giovane, c'è da dire che si giocano con parecchi 2004, 2005, 2003, cioè, quindi è una squadra che rispetto a Basilea, che tutti conoscono, che era costruita per vincere, questa è un Basilea costruito per creare profitto e per valorizzare, per rivendere, per fare il futuro della nuova squadra, diciamo. Ci abbiamo una domanda da Twitch. Allora, ci domandano: oggi sentiamo molto parlare degli algoritmi per fare lo scouting. Qual è il suo punto di vista su questo nuovo modo di scovare talenti, rispettando i budget messi a disposizione dalla proprietà? Ma guarda, noi ovviamente i sistemi legati agli algoritmi li utilizziamo, ma li utilizziamo prevalentemente per fare un primo screening. Poi si passa sempre all'analisi visiva, quindi a vedere il giocatore. Chiaro che negli ultimi anni società piccole come la nostra utilizzano gli algoritmi per passare da 100 candidati a 10, e quei 10 li si guarda prevalentemente su iScout, su queste piattaforme. Purtroppo si usa sempre meno il vedere i giocatori dal vivo, nel nostro livello, ti dico, per realtà come le nostre, vederli dal vivo o addirittura seguirli non solo durante la partita, ma durante tutta la settimana di lavoro, come facevano i grandi maestri dello scouting, e come io ritengo sia ancora giusto fare, per capire il giocatore nella sua completezza, non solo tecnica, ma anche caratteriale, nel modo in cui approccia al lavoro, in tutti questi aspetti qua. Purtroppo questo tipo di scouting porta costi, enormi costi, perché muoversi, soprattutto oggi che il mercato è globale, quindi i giocatori arrivano da tutte le parti del mondo, realtà come la nostra, pensare che possono avere osservatori che si muovono con questa facilità generando tutti questi costi non è facile. Quindi, riassumendo, gli algoritmi sì, in una prima fase, e poi però necessariamente la parte visiva di chi capisce non solo il giocatore, ma capisce come un giocatore che gioca in campionati diversi dal nostro possa poi essere utile o meno in un campionato come il nostro. Certo. Scusate. Beh, come la miglior visione è sempre vedere dal vivo, perché i video sì aiutano, però essendo un po' stato nel settore anch'io, ho visto che i giocatori visti dal campo è sempre la cosa migliore. È chiaro, ti ripeto, essendo ormai un mercato internazionale globale, pensare che l'Iverdon di turno possa mandare scout in Brasile, in Africa, in Nord Europa con regolarità è molto difficile, vorrebbe dire avere un budget veramente sostanzioso e una struttura anche organizzativa importante. Certo, certo, confermo. Abbiamo anche un'altra domanda, poi dopo Nimmi che ti lascio la parola a te. Allora, quali sono le difficoltà maggiori per un direttore sportivo e come pensi evolverà la figura del direttore sportivo nei prossimi anni? Beh, allora, diciamo, i problemi maggiori, prima di tutto va fatta una considerazione in Svizzera: il ruolo del direttore sportivo, come la vediamo noi in Italia, non è così consolidata. Spesso in Svizzera ci sono delle commissioni tecniche formate da più persone: l'allenatore, il direttore sportivo o il capo scout, il chef scout, a volte una parte, spesso e volentieri il responsabile dell'academy, per creare quindi anche questa sinergia, quindi è un ruolo un po' diverso. Il direttore sportivo come andrà a evolvere? Lo vedo sempre più una figura di gestione
tecnica tra le aree che ruotano attorno a questo, a, in questo campo, cioè quindi lo scout e l'allenatore, lo staff, quindi deve essere quella persona che aiuta l'allenatore a gestire il gruppo dal punto di vista anche delle dinamiche quotidiane e che riesce a interfacciare lo scout e l'area scouting con le necessità dell'allenatore. Perfetto. Mick, se vuole bere un bicchiere di direttore, aspettiamo. Posso, grazie. Mick, hai qualche domanda anche tu per il direttore? Sì, sì, secondo me in squadra io ho visto qualche vostra partita e avete due calciatori che secondo me sono dei buonissimi prospetti, come Lisiero, detto male scusami se la pronuncia, del San Paolo, un brasiliano, e Olesen del Colonia, entrambi sono in prestito. Avete la volontà, possibilità di trattenerli o torneranno alle squadre di origine? E se mi conferma che sono dei validi prospetti, è stata solo un'impressione mia. No, sono due giocatori molto interessanti. Lisiero è con noi da inizio stagione, quindi è un giocatore, oltre che un ragazzo, molto, molto, un ragazzo d'oro brasiliano atipico, perché è sempre molto sorridente, si è integrato subito, non ha avuto problemi di saudage, però ha fatto un buon campionato, sta facendo un buon campionato. Olesen è arrivato a gennaio, ha avuto dei problemi di salute che l'hanno tenuto un po' lontano dal campo, una polmonite, alcuni problemi di salute che l'hanno tenuto un po' lontano dal campo. Anche lui era partito molto bene, purtroppo questo polmonite l'ha fermato. Per quanto concerne l'iter rete, è un po' come l'allenatore: arriviamo alla fine e poi arriviamo matematicamente alla salvezza e poi valuteremo. Ok. Qualche altra domanda? Dal web non sta arrivando niente. Michi, se tu hai qualche altra domanda? No, tornando al discorso dello scouting, prima ha parlato come lo fate voi, e sarebbe interessante sapere però lei quale tipo di scouting preferisce, se quello vecchio stampo o quello attuale. Secondo me ci deve essere un giusto mix dei due, perché utilizzare solo quello vecchio stampo, oggi che la tecnologia lo permette, non utilizzare dei filtri che ti consentono di non andare a random su qualsiasi giocatore, ma che già te li preselezionano o ti danno la possibilità di preselezionarli, è sicuramente un vantaggio, e questo vantaggio va utilizzato. Poi si potessero andare a vedere i giocatori dal vivo prima, quindi quello che dicevo prima, passare da questo a selezionarli via video e poi andare sul territorio, sarebbe, cioè andare a vederli durante le partite sarebbe la cosa migliore sicuramente, cioè poter vedere tutti i giocatori che scegli 3-4 partite dal vivo sarebbe sicuramente la cosa migliore, non è sempre così scontato. Va bene, se non arrivano altre domande, noi al direttore gli abbiamo rubato quella mezz'ora che avevamo concordato, direttore. Non so, se non ci viene nient'altro in mente, noi la ringraziamo per le risposte alle nostre domande. Magari un giorno ci risentiremo a campionato terminato per tirare una conclusione, direttore, di quello che è stata la stagione, e magari ci può anche portare un giocatore con noi, con lei, che parla italiano chiaramente, perché io non parlo, oltre che spagnolo, non parlo nient'altro. E niente, se ci fa sta cortesia, magari ci risentiamo più avanti. Così, guarda, Sandro, ho una domanda dal web. Mi è arrivata in privato. Scusa, l'ultima, poi lo abbandoniamo. È un ragazzo che lui è appassionato, mi ci sento spesso di analisi tattiche, eccetera.
vorrebbe sapere lì da voi la figura del match analyst, come è vista, come è improntata e se lei la valuta importante o no, insomma. Molto importante, abbiamo un professionista che fa questo e allenatore, assistente allenatore, sono molto preparati anche da questo punto di vista, e anche il preparatore dei portieri, c'è da dire, che lavora moltissimo sulla match analyst, e quindi per noi è molto importante, lavoriamo moltissimo sui video, lavoriamo molto su un'analisi, drone, riprendiamo ovviamente tutti gli allenamenti, li rivediamo, la squadra diciamo che tutti i giorni lavora in sala video. Ah. Mamma mia, bella cosa per me che faccio il match analyst, diciamo, trovare un discorso che tutti i giorni di essere impegnato sul campo, sul campo, sulla sala video, chiaramente per noi match analyst è una bella realtà. Con dei focus diversi rispetto alla giornata, a volte di reparto, a volte su delle necessità specifiche, però quasi tutti i giorni la squadra ha una parte dell'allenamento che è in sala video. Bello, bella realtà. Abbiamo qualche altra domanda dal web, non è arrivato nient'altro, segno che siamo stati, diciamo, molto bravi. E a breve dovrebbe arrivare Marco, che è il nostro fido pronosticatore di risultati, dovrebbe aver preparato qualcosa sulla squadra del direttore. Sì, infatti se arrivasse magari facciamo vedere qualcosa anche al direttore, dovrebbe essere, ecco, perché i tempi sono questi, direttore, 21:33, dovremmo essere sui tempi giusti. Credo che dovrebbe arrivare adesso a secondi. Intanto, direttore, quante partite mancano alla fine? Perché in Svizzera funziona andata, ritorno e andata? O ci sono due ritorni? Mancano due partite per finire il terzo turno. Poi il campionato verrà spaccato in due, le prime sei, le seconde sei e le ultime sei, che disputeranno ancora cinque gare. Quindi sette gare, l'ultima... retrocede, la penultima andrà a giocare lo spareggio contro la seconda di Serie B. Ok, la seconda di Serie B, se non erro, lo Caffausa. Il Thun, no, il attualmente il Thun. Ok, perfetto, saranno belle sfide che magari, ecco, se praticamente mancano due partite, voi siete a 37, mi sembra. Sembra c'è a 44 il 42. Ancora potete rientrare anche, direttore, sul gruppo La Pullo Scudetto, diciamo. Ancora matematica, o mi sbaglio? Difficilissimo. 7, 40, 43, no, c'è Lucerna 43 e San Gallo 44. Avevo letto la classifica in un altro modo, vabbè, comunque adesso ce l'avevo sott'occhio, perfetto. So, se Marco arriva, così facevamo vedere qualcosa anche al direttore, se no lasciamo magari alla Champions. Dovrebbe essere in attesa Marco di entrare. Io in attesa non lo vedo. Mi rimane, allora avrà dei problemi. Vi rimando il link, vediamo se... Allora, questo l'ho mandato a te, scusa. Il bello della diretta. Che silenzio, silenzio, te, che silenzio che fa rumore questo. Questa parte la tagliamo, la diretta non si può tagliare, ma dopo dal video la tagliamo. No, ci mancherebbe. Sono problemi tecnici che possono capitare. Ah, eccolo qua, è arrivato. Ok. Ciao Marco, buonasera. Buonasera a tutti, mi sentite? Buonasera, sì. Buonasera. Abbiamo il direttore. Buonasera a tutti. Nicola Pignoni. Buonasera. Ecco, noi aspettavamo adesso a te, Marco, per
che al direttore avevamo annunciato che c'era qualche pronostico, che magari tu sei il nostro mago delle scommesse. Magari. No, comunque il direttore è d'accordo con noi, ecco, diciamo. Sì, ho guardato le ultime statistiche comunque tra le due squadre e ho visto che comunque il San Gallo nelle ultime 5 partite 4 pareggi, una sconfitta, cioè le ultime partite non è molto andato per il verso giusto le ultime partite. Guardando anche gli scontri diretti tra le due squadre, gli ultimi 5 scontri diretti ha sempre vinto il San Gallo. Potrebbe essere fermare la striscia negativa del San Gallo e arrivare, come detto il direttore, comunque un punticino che sarebbe oro, insomma. Secondo me un punticino potrebbe starci, un buon pareggio. Speriamo che hanno ragione i tuoi colleghi a dire che sei il mago dei pronostici. Di solito qualche volta bisogna fermare una striscia negativa. Non si può sempre perdere, insomma. Se non fosse per perdere, la colpa è tua, non ti si invita più. Ok. Vedremo. Di queste... Ecco, comunque diciamo che scusami Marco, diciamo va prego, prego. Ci sono 3 nuovi tifosi di Riverdon, chiaramente se verremo un giorno in Svizzera ci inviterà allo stadio per vedere una quando volete, sempre con grande piacere. Grazie. Dicevi Marco? No, comunque cioè, se ci invita volentieri veniamo. Buono. Va bene. Niente, possiamo... Niente, direttore, abbiamo portato via praticamente un primo tempo della Champions. Lasciamo a vedere il resto delle partite di Coppa dei Campioni, perché noi adesso entriamo su quel discorso che dicevo all'inizio delle scommesse sportive, eccetera, eccetera. Pertanto per gli addetti ai lavori non so se è il caso di... Meglio di no. Io vi ringrazio e vi saluto. È stato un grande piacere. Grazie a voi. È stato un piacere, ci sentiamo poi a fine campionato, magari per un altro flash come della stagione passata. Ok? Sì, volentieri. Magari grazie mille, direttore. Grazie, buona serata. Buona serata, grazie. Buona serata, direttore, grazie. Ok, è stata una bella serata di intervista con il direttore del Riverdon Sport, squadra svizzera. Qualcosa abbiamo tirato fuori, perché l'indiscrezione sì. Sulla squadra italiana, ora indago, Indago. Sì, sì, sì. Poi indago, io ecco, io ci avrei una mezza idea della squadra italiana, però ecco, lasciamo tutto quanto al caso, dai, ne parleremo in privato fra di noi. Allora, adesso passiamo alla rubrica. Di solito questi sono colpi da Genoa, sta roba qua, che tipo retribuì in partenza e potrebbe essere il sostituto. Sono nomi e tipologia di calciatore da Genoa. Vediamo. E Marco, è il tuo turno. Marco sì. È un esperto di pronostici, admin del gruppo di Multigol. E niente, dici qualcosa, dacci qualche pronostico ai nostri amici per... Allora, partiamo dalle partite di domani, e ormai quelle di oggi. Comunque abbiamo già finito un tempo, quasi un tempo, e non mi aspettavo questi risultati, come ora in diretta. Un Real Madrid che già nel primo tempo vince 2-1 e un Bayern che vince a Londra con l'Arsenal 2-1. Non so, più mi aspettavo più. Sparito Marco. Risultato Marco. Diciamo che anch'io i risultati l'ho visti ora. Perché ero mi sentite? Sul direttore, ora sì. Sì, sì. Okay. Dicevo, comunque... Un risultato al primo tempo in una gara d'andata di Champions League
Già 3 gol dopo 15 minuti non me l'aspettavo, dico la verità. Come nella partita di Londra dell'Arsenal, di solito le partite d'andata sono sempre molto abbastanza chiuse, invece hanno segnato subito già dopo 15 minuti, stavano già 2-1, 3 gol dopo 15 minuti, bellissima partita e non me l'aspettavo. Comunque sono due partite da gol, quello sì, e che sicuramente rifaranno anche nella gara di ritorno, sperando finiscano in così, sicuramente nella gara di ritorno ci sarà da divertirsi. Mentre nelle gare di domani sera vedo un Atletico vincente su un Borussia Dortmund che anche nello scorso turno di campionato non ha vinto in casa con uno Stoccarda che è abbastanza strano che il Borussia non vinca in casa nel suo stadio, sicuramente pensava a questa semifinale di Champions, questa quarta finale deve andare in semifinale, però in casa non bisogna perdere. E mentre l'altra c'è un Paris Saint-Germain Barcellona, bellissima partita, anch'essa sarà una partita aperta, mentre Atletico Madrid e Borussia secondo me partiranno molto chiuse come il gioco del Ciolo Simeone, mentre la partita tra Paris Saint-Germain e Barcellona sarà una partita aperta fin da subito secondo me, che tra le due secondo me la favorita è un pochino più il Barcellona, vedendo gli ultimi risultati e quello che sta succedendo in casa del Real Madrid, del Paris Saint-Germain, secondo me il Barcellona è un pochino più favorito, diciamo. Sì, io ecco, diciamo che stasera ero partito con un under 0,5 primo tempo sia di Arsenal Bayern che di Real Madrid Manchester City, dato che pensavo sì, che ora più l'Arsenal, diciamo, mi garbava un gollettino nel primo tempo, secondo me ci poteva stare, un gol nel primo tempo, un gol nel secondo tempo, ci poteva stare un Arsenal Bayern Monaco, anche vedendo questo Bayern Monaco in queste condizioni non pensavo che andasse ora a fare, sta facendo risultato comunque a Londra in uno stadio che quest'anno hanno vinto in pochi e hanno fatto in pochi punti, diciamo. Invece quell'altra la vedevo un pochino più un under 0,5 primo tempo e poi il secondo tempo comunque qualcuno, un Real Madrid che si sbilanciava verso alla ricerca del gol. Sì, infatti l'avevo pressa poco inquadrato così anch'io, però non è. Purtroppo non ho preso niente stasera. Allora, dato che noi fino a venerdì non ci rivediamo, pertanto il campionato italiano, i campionati del weekend ne parleremo venerdì. Parliamo anche di Europa League. Hai pronto okay. Già qualcosa? Sì, Europa comunque League? Sono delle italiane, secondo me sono molto belle come partite, avendo il derby italiano tra Milan e Roma, che la vedo molto equilibrata secondo me, in quanto si conoscano e cercheranno di limare i dettagli nella gara di ritorno. Secondo me tenteranno il tutto per tutto nella gara di ritorno. Nella gara d'andata cercheranno di stare un pochino il classico catenaccio italiano, secondo me, anche se in ripartenza il Milan è un pochino più letale con Leao, Pulisic. La Roma aveva cominciato bene le ultime partite, a Lecce ha fatto comunque gli è andata bene tra virgolette, perché invece del pareggio rischiava la sconfitta, e però vedo un pareggio anche senza gol, 1-0-0, 1-0 Milan secondo me. Mentre Liverpool-Atalanta sarà una gara secondo me molto aperta, con due squadre che si faranno la partita a viso aperto, anche perché il Liverpool secondo me non riuscirà a fare catenaccio come facciamo noi, però la paura che ho è che Gasperini trovi anche la soluzione in questa partita,
anche se sarà difficile, perché il Liverpool quando gira insomma, e cercherà di finire la gara già nella gara d'andata, insomma, secondo me all'Anfield. Secondo me sono questi i risultati, più o meno un 2-0 ci potrebbe stare, secondo me 2-0 Liverpool. Secondo me invece un golletto l'Atalanta glielo fa, poi sì, vince il Liverpool ovvio, però un golletto l'Atalanta glielo fa. Io addirittura invece... sì, vai oserei anche un risultato a sorpresa per chi vuole un po' rischiare, ma secondo me può uscire di passaggio del turno, sto parlando, quindi non risultati, ok. Secondo me West Ham fa fuori il Leverkusen. Allora, secondo me no, vedendo comunque, guardando anche gli ultimi risultati del West Ham, che prima vince come ha fatto a Newcastle, che perdi 1-0, poi va in vantaggio 3-1, ti fai recuperare gli ultimi 10 minuti 4-3, poi la partita dopo vai a Wolverhampton, comunque subisci il primo gol e comunque cerchi di ribaltarla. Un Leverkusen secondo me è in fiducia, gli rientra Boniface, e comunque secondo me cercherà di fare tutto per tutto, comunque per passare il Leverkusen, e tanto quando sono annate, sono l'annate, come possiamo vedere gli ultimi 5 minuti, riesce sempre a sbancarla il Leverkusen, e secondo me riuscirà anche questa volta. Carabaghi insegna, no? Esatto. E niente, giusto un domenica ha vinto al 46esimo del primo tempo sul rigore. Sì. Va, prego, prego. Su Benfica Marsiglia. Io qua c'ho il cuore, purtroppo c'ho il cuore francese, il Benfica non è. Io ho risultato sorpresa del turno, secondo me questo qua, che il Marsiglia elimina il Benfica. Anche perché, come sapete, il Benfica ha la maledizione dell'allenatore, come si chiama? Anch'io. Mi parte il nome, vediamo se qualcuno in chat se lo ricorda. La maledizione di, che secondo me, ecco, quando ha detto vado via io non vincete più niente. È Gutmann, ragazzi. Gutmann. Eccolo qua. Secondo te, Marco? Sì, potrebbe starci. Comunque il Benfica ha rischiato grosso anche il scorso turno, pensando potesse essere una partita semplice, invece ha rischiato tanto. Marsiglia, squadra ostica, vista con il Paris Saint-Germain, anche se il Paris Saint-Germain vinceva 1-0 in 10, è riuscito a fare il 2-0, però campo difficile, e Marsiglia potrebbe starci. Perfetto. Abbiamo gli ultimi 10 minuti per la Conference League. Ok, allora la nostra Fiorentina, posso dire così, esatto. Ecco, dall'accento siete un po' toscani, pertanto siete più violati come me. Sì, allora secondo me la Fiorentina comunque ha buonissime possibilità di passare, anche se è una squadra che non riesco a decifrare sempre, perché vedendola anche la partita con la Juve, vedendo la scorsa partita, ora mi sfugge contro chi in casa, in cui ha preso 3 pali, è una squadra che ha difficoltà a segnare, e dietro ha una difesa in cui molto alta, l'italiano tiene una difesa molto alta, e ha preso con il Milan, ora mi e ha preso delle infilate dal Milan, in cui Leao è partito praticamente al centrocampo e non gli stavano dietro nemmeno con il motorino, e alla fine secondo me potrebbe la spunterà sicuramente, perché però campo difficile, Poulsen, atmosfera ovviamente calda, però cercherà di limare i danni l'andata per poi
vincere, esatto, vincere il ritorno. Mentre le altre, comunque una Aston Villa vincente contro Lille, secondo me partita molto semplice dovrebbe essere sulla carta per l'Aston Villa, anche se Lille è una squadra che subisce pochi gol, però Lille, avendo Unai Emery in panchina, è sempre l'uomo delle coppe, insomma, e sa il fatto suo. Club Brugge-Pauk, secondo me partita molto, molto equilibrata, in cui il Club Brugge hanno due ottimi attaccanti, sia il Club Brugge che il Pauk, che secondo me faranno vincere, cioè cercheranno di segnare una rete per uno, una partita da gol che ci potrebbe stare, anche la gara d'andata, anche se sono gare molto, secondo me, sia Europa League che Conference cercheranno di, non come stasera, come di cercare di limare i danni nel primo turno di andata per poi giocarsi tutto al ritorno, secondo me. Mentre Olympiakos Fenerbahce, bellissima partita, due campi caldi sia in Grecia che in Turchia, e l'Olympiakos buonissima squadra secondo me, e anche il Fenerbahce avendo molti il cigno davanti Edin Dzeko, che sa sempre il fatto suo, insomma, sa far gol, esatto, che dove va insomma segna. Adesso faccio di testa mia, ti invito a il pronostico del Mark, dove scommettere quei 2 euro in più. Ok. Di Champions di domani sera, la Conference League e l'Europa League. Un pronostico secco, uno dove giocarci la partita. Secondo me un Paris Saint-Germain Barcellona 2. E uno di Atletico Borussia Dortmund domani sera. Due del Paris e uno del Dortmund. Scusami. Perfetto. Sì, due più gol del Barcellona e uno più under 2.5 dell'Atletico Madrid. Perfetto. Faremo questa copertina sul momento del pronostico del Mark, metteremo il pronostico, poi vediamo se ci insulteranno i nostri visitatori oppure ci diranno grazie per l'ottima presa che hai avuto. Allora, ragazzi, siamo a 6 minuti dal termine, la solita ora dalle 9 alle 10, però abbiamo iniziato qualche minuto prima. Il direttore aveva fretta, infatti già siamo alla prima ora di live. Cosa ci resta? Ci rivediamo venerdì intanto, Magico e Mark. Venerdì abbiamo il direttore della Vogherese, ex Fano, ex From Fulham, un bel personaggio, come abbiamo avuto stasera Nicola Bignotti del Liverdon, un altro bel personaggio. Che è il Rino Dagnelli, direttore sportivo del Voghera Calcio. Pertanto prepariamoci qualcosa là, Mark, ti impegneremo sulla Serie D italiana. Ok. Sarà qualcosa, tiraci fuori le chicche del. Cercherò di trovare qualcosa. E niente, ragazzi, se non abbiamo niente da approfondire per stasera possiamo terminare qua e ci rivediamo venerdì sera con Evento Calcio. Qualcosa da. Perfetto, perfetto. Okay. Bella serata anche stasera, buoni spunti dal direttore. E quindi aspettiamo venerdì. Ha regalato anche la chicca sul calciomercato, che adesso sì. Da quella squadra che hai detto tu, io non la voglio dire, però ci potrebbe essere anche qualche squadretta più di media fascia, sempre su friulana, bianconera. L'ho pensata anch'io, dico la verità. Hai pensato anche tu a quella squadra? Esatto. Sì, ci può stare, però secondo me è già un calciatore troppo in là con l'età per quella squadra lì. Ha 31 anni, ragazzo. Ah, ok. Potrebbe essere anche Retegui in partenza, si potrebbe stare anche
anche Poi l'anno ci sta tutto, ma non lo vedo un colpo da bianco neri del Friuli. Poi avanti. ci può Ok, stare tutto. Ci può stare tutto. saranno i rosso-blu liguri allora che probabilmente rifacciamo i nomi come se erano una volta sui giochi del calcio, Esatto, rosso-blu è vero, sì. I blu cerchiati. I blu cerchiati. Va bene, ragazzi. Allora, se siamo contenti così e finiamo la serata, ringraziamo tutto il pubblico che ci ha seguito su in diretta sul canale dei malati di FM. Vi ricordo, ragazzi, Magic Monte, mi raccomando, per le tattiche, l'analisi tattica, il suo canale YouTube. E il nuovo arrivo che da questa sera è con noi, Mark Serra, vedete scritto quel nome là, che ha su Telegram, esatto. Come si chiama il tuo canale su Telegram? I Multigol. Multigol, perfetto. E da questa sera Marco sarà uno dei nostri per i pronostici sul dal martedì sulla serie di venerdì. E dal venerdì al martedì per gli altri pronostici. Beh, ragazzi, un saluto a tutti. Grazie, buona serata. Buonanotte. E finisce qua anche per questa sera, purtroppo. Anche questa sera è volata. Ci vediamo venerdì. Volata. Ciao a tutti, grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao a tutti.